La giornata con la Rugby L'Aquila inizia al Tommaso Fattore alle 10:30, d'altronde è domenica, dove moltissime persone tra staff e tifosi si sono radunate per supportare i ragazzi neroverdi prima di una delle partite più importanti del campionato, quella contro la Rugby Roma. Sono le 11, finalmente è arrivato l'autobus e adesso si parte alla conquista della capitale. Uno dei punti salienti della giornata è il ritorno del capitano Fiore, pronto a scendere in campo per la prima volta ufficiale in veste di capitano in questo campionato. È l'una e siamo arrivati al campo della squadra avversaria, la Rugby Roma Olympic Club 1930. Qui vincere è importantissimo, infatti portare a casa 5 punti vorrebbe dire incidere sulla classifica e redimersi per un inizio campionato che poco ha raccontato gli sforzi e il valore dei neroverdi. Al via uno dei tempi più importanti della partita e indubbiamente più gustoso, il tempo zero, anche noto come prepartita. Qui, tra affettati a chilometro zero, pizze rustiche, focacce e vini biologici, la convivialità fa da padrona. Indipendentemente da come la squadra affronterà i primi due tempi, c'è da dirlo, questo è stato già vinto abbondantemente dai neroverdi e dalla passione di chi li segue. Dopo un ultimo giro di riscaldamento inizia la partita, che si dimostra all'inizio predominata dagli aquilani, tanto che quasi tutte le azioni offensive si svolgono all'interno del campo della Rugby Roma. Non mi servi là, Giorgio!
Dopo un inizio di predominanza indiscussa aquilana, arriva il momento anche per i romani di attaccare, che in modo incisivo concretizzano ogni occasione. Nonostante la differenza di punteggio, gli aquilani non demordono e rimangono dominanti in quasi ogni azione offensiva tra touche e mischie. Il punteggio è netto e la Roma vince, per poi festeggiare un terzo tempo tra pasta e musica. Sono le 19:46, si ritorna al Fattori. I volti sono segnati dalla sconfitta, ma è facile leggere negli occhi dei ragazzi la voglia di riscatto, chissà, magari a Messina. Così si conclude la giornata con la Rugby L'Aquila.